Ciao amici, sono Pasticcera Pasticciotta e oggi parleremo degli aggettivi. Gli aggettivi sono elementi del discorso che qualificano e determinano un nome, specificandone le caratteristiche o le proprietà. Grazie agli aggettivi, ad esempio, possiamo dire che la torta di Pasticcera Pasticciotta è bella, buona e saporita. Ma possiamo dire anche che è una e che è sua, perché l'ha preparata lei. Gli aggettivi si dividono in due grandi gruppi, gli aggettivi qualificativi e gli aggettivi determinativi o indicativi. Soffermiamoci innanzitutto sugli aggettivi qualificativi. Come dice la parola, gli aggettivi qualificativi esprimono una qualità del nome. Ad esempio, ricorrendo agli aggettivi qualificativi, possiamo dire che la torta di Pasticcera Pasticciotta è buona, bella, saporita, gustosa, dolce, deliziosa, morbida, soffice, profumata e così via. Pertanto, come avrete già capito, gli aggettivi qualificativi servono a descrivere una cosa o un essere animato, indicandone le qualità e le caratteristiche. Ogni aggettivo qualificativo possiede un grado. Vediamo di cosa si tratta. Il grado si dice positivo quando indica la qualità senza alcun termine di confronto. Ad esempio, la torta di Pasticcera Pasticciotta è buona. C'è poi il grado comparativo, che stabilisce un confronto tra due elementi. Ad esempio, la torta di Pasticcera Pasticciotta è più buona della torta di mia zia. La bontà, espressa dall'aggettivo qualificativo buona, viene messa a confronto tra il primo termine di paragone, la torta di Pasticcera Pasticciotta, e il secondo termine di paragone, la torta di mia zia. Il grado comparativo, a sua volta, può essere di tre tipi. Il comparativo di maggioranza, che si forma aggiungendo l'avverbio più all'aggettivo qualificativo. Ad esempio, la torta di Luca è più buona della mia. Il comparativo di minoranza, che si forma aggiungendo l'avverbio meno all'aggettivo qualificativo. Ad esempio, la torta di Luca è meno buona della mia. E infine, il comparativo di uguaglianza, dove il secondo termine di paragone è introdotto dagli avverbi quanto o come. Ad esempio, la torta di Luca è buona come la mia. Infine, il grado di un aggettivo qualificativo può essere superlativo, quando esprime l'intensità massima di una qualità. Se l'intensità massima di una qualità è espressa in relazione ad altre grandezze, si parla di superlativo relativo. Ad esempio, la torta di Luca è la più buona tra le torte in gara. Ricorda che il superlativo relativo è introdotto dagli avverbi più e meno preceduti dall'articolo determinativo. Se invece l'intensità massima di una qualità è espressa in senso assoluto, si parla di superlativo assoluto e diremo, ad esempio, che la torta di Luca è buonissima. Come vedi, si aggiunge il suffisso issima alla radice dell'aggettivo. Ma esistono anche altri superlativi assoluti dell'aggettivo buona, come molto buona, particolarmente buona, strabuona, extra buona, iper buona, ultra buona, buona buona, buona forte. Ora soffermiamoci sugli aggettivi determinativi, che precisano meglio il nome e a loro volta si distinguono in tante sottocategorie. Immagina che tutti gli aggettivi determinativi siano contenuti in questo scatolone, ma che all'interno dello scatolone ci siano tante scatoline più piccole. Apriamole una ad una.
Nella prima scatola troviamo gli aggettivi possessivi, come mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro e altrui, che indicano una relazione tra un'entità e chi la possiede. Ad esempio, la mia torta è in cucina, oppure la loro torta è alla panna. Ci sono poi gli aggettivi dimostrativi, come questo, quello, codesto, stesso e medesimo, che indicano in maniera precisa la posizione di qualcuno o di qualcosa da un punto di vista. Ad esempio, questa torta è al cacao, mentre quella sul frigo è alla crema. Nella terza scatola troviamo gli aggettivi indefiniti, che indicano in modo generico la quantità o la qualità espressa dal nome, come molto, poco, troppo, alcuno, taluno, ciascuno, qualche e ogni. Ad esempio, in pasticceria ci sono molte torte, ma nel congelatore ce ne sono solo alcune. Oppure, Alice sta male perché ha mangiato troppe torte. Come vedete, non è chiarita con precisione la quantità delle torte di cui si parla in queste frasi. Al contrario, per indicare con precisione la quantità di cose o esseri animati a cui ci si riferisce, si usano gli aggettivi numerali, che a loro volta possono essere cardinali o ordinali. Gli aggettivi numerali cardinali indicano una quantità con numeri interi, come 1, 2, 3 e 4. Ad esempio, Alice sta male perché ha mangiato 3 torte. Gli aggettivi numerali ordinali, invece, indicano la posizione in una successione numerica. Ad esempio, la prima torta che ho cucinato era la frutta. Potete scaricare gli schemi di questa video lezione dal link indicato nella descrizione del video qui sotto. Tutto chiaro, ragazzi? Ciao e al prossimo video! Se questo video ti è piaciuto, ti chiedo di fare mi piace cliccando sull'icona qui sotto. Per me è molto importante, quindi grazie in anticipo se lo farai. Per essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, ricorda di cliccare anche sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla campanella di fianco.